Alcuni anni fa un guru delle nuove tecnologie statunitense disse che tutto sarebbe diventato digitale. Ancora oggi, per fortuna, scopriamo che esistono i giornali, la carta stampata, i libri, le collane, le case editrici, e gli scrittori, per fortuna, continuano a regalarci attraverso questi strumenti storie meravigliose. C'è una nuova collana di Firenze e Leonardo Edizioni che si chiama Narrare Humanum Est. Il curatore è lo scrittore Marco Vichi, che è venuto a trovarci con un altro scrittore, Enzo Fileno Carabba. Viva Dio, esistono ancora queste cose. Presentare una nuova collana nel 2017, Marco, no? Certo, sono sfide continue. L'idea di questa collana è che tutto si può trasformare in narrativa. In questo caso è raccontare i luoghi d'arte di Firenze, le piazze, le chiese, i palazzi storici, i monumenti attraverso la finzione narrativa. Questa è stata un po' l'idea di base che ha scatenato la collana. Come dire, che tu, insieme naturalmente a tanti altri, ci hai fatto leggere, ci hai fatto vivere, ed è una cosa meravigliosa quella di usare i luoghi di Firenze come contesto e insieme come pretesto. Lì si muove la storia, l'intreccio, però si scoprono anche cose meravigliose, no? Sì, all'interno di questa sfida editoriale c'è la sfida narrativa, che è quella di raccontare questi luoghi dando anche delle informazioni storico-artistiche, ma che siano funzionali alla storia, che non appaiano come didascaliche, ma che appaiano come funzionali al racconto. E questo avvincenti in qualche modo. Certo, assolutamente. Cioè, l'idea era proprio questa, di rendere avvincente la narrazione della storia dell'arte, della storia di Firenze. È una sfida interessante, bella, avvincente, Enzo, anche perché Firenze è città di feticci, di quelle tre cose che tutti vengono a vedere da tutto il mondo, ma in realtà è piena di tante cose che noi non citiamo mai, non raccontiamo mai, non rappresentiamo quasi mai, per cui c'è da divertirsi per davvero, no? Sì, ci sono luoghi bellissimi che noi o non vediamo, non riusciamo più a vedere o trascuriamo. Mi ricordo c'era un brano di Giorgio Manganelli che diceva capolavoro, io detesto, diceva, secondo me giustamente la parola capolavoro. Dice, di fronte al capolavoro si suppone che io non possa dire niente, cioè, al massimo posso roteare gli occhi stupito, ammirato. E per questo motivo, diceva lui, non sono mai andato a Firenze. Poi in realtà ci è andato, ha scritto delle cose molto belle. Per cui sì, questi luoghi e questi capolavori sono molto affascinanti e al tempo stesso insidiosi, proprio perché sembra che uno non possa dire niente se non fare una cronaca di quello che è stato, molto seriamente, molto scientificamente. E trovo che invece sia bello il fatto di ambientarci delle storie, cercando quindi di vivere questi luoghi in modo anche erroneo, ma sempre fondato, ecco. La collana Narrare Humanum Est è curata da te, Marco, con Sergio Risaliti per la parte artistica. Questo sì, diciamo. Esatto, perché in fondo ogni racconto poi c'è un breve saggio scritto appunto da Sergio, uno storico dell'arte, anche lui però in modo non troppo formale, diciamo, non troppo più, anche lui ha usato un tratto un pochino più narrativo che non in un saggio solo di storia dell'arte. Si è divertito anche lui a lanciarsi nella parte più narrativa. Enzo Fileno Carabba si è lanciato invece sul Palazzo Medici Riccardi, se non sbaglio. Esatto, c'è stata una scelta di luoghi. E poi questi luoghi sono stati affidati o scelti da vari scrittori. Di questo fiorentini, ti chiederò te a poco, Enzo. Palazzo Medici Riccardi? Palazzo Medici Riccardi era appunto per me uno di quei luoghi che non riuscivo a vedere. Nel senso, io passavo, è lì. Palazzo, è lì. C'è la provincia. Esattamente. E poi uno pensa,
pensa senza pensarlo, insomma, dà per scontato. Palazzo Medici Riccardi è proprio un edificio lapsus freudiano classico, direi. È proprio un edificio classico, no? Un classico, pensa l'ignaro come era. Poi invece, quando è stato fatto, è stato una novità clamorosa, era diverso dagli altri. E questo tema mi interessa, mi appassiona, il fatto che noi diamo per scontate delle cose che magari sono invece clamorose, sono state clamorose, possono tornare anche ad esserlo, perché questi luoghi, questi monumenti, in qualche modo, oltre a essere belli, parlano, diciamo, hanno contengono dei messaggi, contengono già da soli un sacco di storie. Che per lo più, appunto, noi non riusciamo a decifrare, però basta dargli un il là e loro parlano ancora. E così Palazzo Medici Riccardi, no? Nel caso mio, io ero interessato proprio alla sua solidità psichica e quindi protagonista vede un rapporto tra questa solidità del palazzo e la sua psiche, che invece non è così solida, e gli piacerebbe apprendere qualcosa a livello quasi anche psichiatrico, ecco, dalla storia dell'arte. Marco Vighi, tu invece su cosa ti sei concentrato? Diciamo che Enzo ha affidato la solidità psichica al palazzo, quella che manca a lui, diciamo. Sì, ecco, questo volevo dire, devo dire. No, lo ha detto in maniera molto molto sottile. L'ha detto in un'altra maniera, ma in realtà il succo è... Si parlava del protagonista, per prenderla larga. Chiaro, cioè. Su cosa ti sei concentrato? Allora, Piazza della Signoria. La storia comincia con una persona che corre nella notte sapendo che dovrà essere ucciso perché ha fatto qualcosa che non doveva, diciamo, ha pestato dei piedi troppo preziosi, diciamo, certo. Così. E sapendo che deve essere ammazzato, sceglie di andare a morire in Piazza della Signoria, cioè che considera la piazza più violenta del mondo, sia per quello che è successo, la vendetta di Lorenzo sulla congiura dei pazzi, Savonarola e via dicendo, sia per i monumenti che ci sono, no? Il Ratto delle Sabine, Giuditta Loferne, la Medusa, è tutto sangue, tutta violenza. Allora lui dice: se devo morire, voglio morire in questa piazza che è la piazza, che la chiamerà Piazza della Violenza invece che Piazza della Signoria, e sceglie di andare lì. E mentre attende questo triste epilogo, tragico epilogo per lui, si guarda intorno e rievoca tutto quello che rappresenta quella piazza. Sono di parte, ma non posso dire che non ci avete fatto niente voglia di correre una volta usciti da questi studi a leggere quello che avete scritto. Prima dicevo, insieme ad altri, facciamo qualche nome, ecco. Allora, Valerio Ioli ha scritto un racconto, si chiama Il ragazzo che vi guarda, su Santo Spirito, e fa parlare il Cristo di Michelangelo, del giovane Michelangelo, che in realtà non il Cristo, ma fa parlare il modello, certo, che Michelangelo sceglie fra i cadaveri che gli venivano offerti, diciamo, dai frati che lo ospitavano. Fa parlare lui, che vede lungo i secoli, racconta se stesso e la città, e vede anche però la città di oggi, la Santo Spirito di oggi. Poi c'è Anna Maria Falchi, che ha raccontato la Santa Reparata, insomma la prima chiesa, certo, prima del Duomo, che adesso è salvata nei sotterranei. Lorenzo Chiodi ha raccontato gli Uffizi. Poi c'è Di Viernelli, che ha raccontato Ponte Vecchio. Poi c'è Leonardo Gori, Piazzale Michelangelo. Lui scrive una storia sul 9 maggio del 1938, la visita di Hitler e Mussolini a Firenze, che passarono, certo, da Piazzale Michelangelo, e appunto racconta la storia di giovani che intorno, non voglio raccontare tanto, ma
Sono tutte storie molto diverse tra di loro e molto emozionanti. Poi c'è Emiliano Gucci che ha raccontato Santa Croce. Narrare Humanum Est non ci resta che leggerli questi libri, perché naturalmente siamo contenti. No, all'inizio abbiamo salutato con grande piacere sia il libro, la carta, sia il vedere a luoghi meravigliosi raccontati mille volte con il vostro sguardo diverso, originale, però poi questi libri vanno letti alla fine, no? Certo. No? Altrimenti. Certo, secondo me è venuta una collana molto molto preziosa, sì, e emozionante. Poi ci sono le copertine, i disegni interni di Francesco Chiacchio, che è un disegnatore fiorentino bravissimo, che è quello poi che fa le mie copertine per, certo, Tea, per l'edizione economica dei miei romanzi. Niente, lui è stato eccezionale. Lui aveva mandato dei provini a noi, a me, all'editore, e abbiamo deciso subito di usare questi provini, perché sono dei piccoli quadri che fanno vedere i monumenti che tratta sotto luce diversa. Un po' il tema della vostra collana. Grazie per esserci venuto a trovare.